giornata ad alta tensione sportiva allo Stadio Rocchi di Viterbo. Ci si gioca il futuro, ci si gioca la permanenza in Serie C. Monterosi e Messina, entrambe sono in zona play-out. Piroli, verticale, di Paolo Antonio, il velo, buona attenzione che parte Costantino. In mezzo Vitali, Costantino sta per entrare in aria, se la porta sul destro Costantino, Fumagalli, prima parata. Pronto di Paolo Antonio, palla a mezza altezza, di Renzo fuori, attenzione, si coordina col sinistro, oh, fuori di poco, occasione di filato, Costantino prova ad andare via, Trasciani mette in mezzo, liberato Berto, poi c'è ancora Vitali che calcia, prova a partire, Costantino, si inserisce Piroli, area di rigore, fa tutto bene Piroli, straripante il capitano del Monterosi che porta in vantaggio la squadra di Menichini segnando un via. Non parte il cross, scarico su Konaté che invece calcia in porta forte e poi Zuppel per il pareggio del Messina. Zuppel risolve sulla ribattuta di Forte, Zuppel, primo in campionato e non male come scelta per farlo. Va Santoro, destro, cercava l'angolo alto, vince in casa dal 4 dicembre dal derby vinto con la Viterbese, finisce 1-1. Quello che poteva essere considerato uno spareggio anticipato.